come la sensazione che il pancreas sia un po' come dire sottovalutato. Intendo dire che ci ricordiamo di averlo solo in occasione di malattie pancreatiche che interessino qualche personaggio famoso o qualche nostro caro. Un po' come la milza, un po' come il timo. Ebbene sì, anche tu hai il timo, e no, non intendo in giardino, ma nel collo. Il pancreas ha tuttavia una caratteristica che lo differenzia in modo eclatante, quasi sostanziale da questi due organi. Vivere senza milza o senza timo è possibile senza troppe difficoltà. Vivere senza pancreas è invece una sfida medica molto più complessa. Come si legge anche sul sito dell'American Cancer Society, la rimozione chirurgica del pancreas è in genere conseguenza di un tumore ed è possibile vivere senza pancreas. Ma quando questo viene rimosso, il paziente perde anche le cellule che producono insulina e altri ormoni necessari a mantenere i corretti livelli di zucchero nel sangue. Questo significa sviluppare diabete. Peraltro in una forma difficile da gestire, perché totalmente dipendente dalle iniezioni di insulina, un po' come i soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1. Ma in più, chi rimane senza pancreas deve assumere anche regolarmente medicinali a base di enzimi pancreatici per una corretta digestione degli alimenti. E a proposito, se ti stessi chiedendo perché allora si parla di tumore al pancreas come molto difficile da curare, quando in realtà sia tecnicamente possibile vivere senza, beh, la risposta, la triste risposta, è che purtroppo meno di un caso su 5 sembra essere effettivamente limitato al pancreas al momento della diagnosi. E anche allora non tutti questi tumori risultano essere effettivamente operabili. Pensa che può addirittura capitare che il chirurgo si renda conto solo dopo aver iniziato l'operazione, solo dopo aver aperto il paziente, che il cancro in realtà è troppo esteso per poter essere operato. Ma torniamo a noi. Dicevamo che ci ricordiamo del pancreas solo quando qualcosa va storto e il tumore è sicuramente il caso peggiore. Se nel passato i maschietti ne erano in qualche modo più soggetti, verosimilmente a causa di un maggior consumo di sigarette rispetto alle donne, oggi quest'ultime purtroppo fumano quanto e più degli uomini. E anche per questo, forse proprio per questo, nelle donne di più di 70 anni il carcinoma pancreatico è tra i 5 tumori più frequenti. Il tumore del pancreas è molto raro invece tra chi ha meno di 40 anni, mentre la fascia più a rischio è quella compresa tra i 50 e gli 80 anni. E i fumatori corrono un rischio 2 o 3 volte superiore rispetto ai non fumatori. L'American Cancer Society stima che circa un caso su 4 sia causato dal fumo di sigaretta. Tra gli altri fattori di rischio troviamo poi il diabete di tipo 2, quindi quello causato principalmente dallo stile di vita, e tant'è vero che esiste un dimostrato legame con l'obesità, soprattutto quella di tipo addominale. Ultimo fattore di rischio, perlomeno tra quelli che meritino di essere ricordati, è la pancreatite cronica. Come diceva sempre la pediatra dei miei figli, tutte le volte che sente il nome di una malattia che finisce con ite, pancreatite, significa che l'organo in questione è proprio arrabbiato, infiammato. E ci sono due tipi di pancreatite, quella cronica, ovvero di lunga durata, progressiva e in genere irreversibile, e quella acuta, che magari subito appare anche più grave, ma che in realtà si può risolvere anche definitivamente con più facilità, tipicamente addirittura in modo spontaneo. E sai quali sono i fattori di rischio principali della pancreatite cronica, che a sua volta è un fattore di rischio per il tumore? Alcol e fumo. Ma come ci accorgiamo quando il pancreas non sta bene? Partiamo dal caso meno grave, la pancreatite acuta, quindi un'infiammazione improvvisa dell'organo. Le cause più comuni sono rappresentate dai calcoli alla colecisti e dall'eccesso di alcol, ma si tratta di una condizione comunque reversibile. Se risolviamo la causa a monte, possiamo aspettarci una completa ripresa del paziente e nessuna recidiva. I sintomi più comuni di pancreatite acuta annoverano tra l'altro un improvviso e severo dolore al centro della pancia, una profonda sensazione di malessere, nausea, difficoltà digestive e febbre sopra i 38 gradi. La pancreatite acuta, causata dalla presenza di calcoli biliari, di solito si sviluppa dopo aver consumato un pasto abbondante, particolarmente ricco di grassi, mentre se la condizione è innescata da un abuso di alcol, beh, in questo caso il dolore compare tipicamente da 6 a 12 ore dopo l'abuso. Se non risolviamo la causa responsabile, nel tempo potremmo soffrire di ripetuti attacchi di pancreatite acuta, che alla fine, uno dopo l'altro, tenderà a trasformarsi in cronica. L'organismo non è più in grado di recuperare e l'infiammazione diventerà persistente, con lesioni permanenti.
Non è l'unica causa possibile, bada bene, ma sicuramente la più comune. Il sintomo caratteristico, in questo caso di nuovo il dolore addominale, lancinante, descritto come sensazione di bruciore. Andamento intermittente, va e viene, ma può durare per diverse ore o anche diversi giorni. E anche se a volte il dolore si manifesta dopo aver mangiato un pasto, spesso non c'è un vero e proprio fattore scatenante. Peggiorano anche i sintomi digestivi e, con il progredire della condizione, gli episodi dolorosi possono diventare via via più frequenti e gravi, fino a causare un vero e proprio strato di prostrazione fisica del paziente, o addirittura lo sviluppo di diabete a causa della progressiva distruzione dell'organo. E chiudiamo il cerchio, tornando a dove siamo partiti, il tumore al pancreas, tumore che è davvero una brutta bestia, anche perché inizialmente non causa sintomi, ecco perché spesso al momento della scoperta è troppo tardi, si è già diffuso diventando inoperabile. In fase più avanzata possono poi comparire perdita di peso e di appetito, ma anche ittero, gli occhi e la pelle diventano giallastri, dolore di nuovo nella parte superiore dell'addome o addirittura nella schiena, debolezza, nausea e vomito e altri disturbi digestivi, ad esempio intestinali come diarrea o stitichezza. In tutti e tre i casi la costante quindi è costituita dal dolore addominale e dal senso di malessere, ma è abbastanza ovvio che, fortunatamente, di solito la causa alla base di un dolore è molto più banale e soprattutto non preoccupante. E allora quando dobbiamo invece segnalare eventuali disturbi al medico? Cosa deve davvero preoccuparci o comunque indurci alla verifica? Un doloretto addominale inspiegabile che non passa, oppure un dolore acuto e improvviso, difficoltà digestive che perdurino a lungo 2 settimane o più, diarrea persistente, ittero, ovvero la colorazione giallastra di pelle e occhi, perdita di peso inspiegabile. Di nuovo, te lo ribadisco, in molti casi sarà un falso allarme e sono comunque mille le possibili cause in grado di spiegare uno o anche più di questi sintomi, ma non trascurarli mai e verificali sempre con l'aiuto del medico. Ci avviamo ora verso la parte conclusiva del video, ma ti dirò, è quella che più di tutte mi sta a cuore. Cosa puoi fare concretamente da oggi per proteggerti? Ora, non esiste nulla di infallibile, ma con alcuni piccoli accorgimenti possiamo davvero abbattere il rischio di sviluppare problemi pancreatici, soprattutto quelli più gravi. Riduci il consumo di alcolici, o meglio ancora, abbandonali del tutto. Non esiste una dose sicura e non esiste una dose che faccia più bene che male. Togliti dalla mente l'utilità del bicchiere di rosso per il cuore. Bere alcol fa male. Punto. Stesso discorso per il fumo, smetti di fumare o almeno diminuisci. Mi preme sottolineare che in entrambi i casi, alcol e fumo, diminuire le dosi è sempre utile. Zero è l'ideale, ma meno di prima è comunque meglio. E dal punto di vista della dieta, puoi fare qualcosa? Ma chiaro che sì, puoi fare molto, moltissimo. L'American Cancer Society è estremamente chiara in proposito. Il primo obiettivo è il recupero di un peso sano. Ma di nuovo, anche perdere solo una parte dei chili in eccesso può già far la differenza. E in che modo? Attraverso la regolare pratica di attività fisica, un abbondante consumo di frutta, verdura e cereali integrali, migliorando la qualità dei grassi, aumentando cioè il consumo di proteine vegetali, ad esempio con i legumi, e riducendo quelli animali, in particolare limitando o eliminando carni rosse e lavorate, così come bevande zuccherate e alimenti ultratrasformati. Come dici? Come riconosciamo un alimento ultratrasformato? Non esiste una vera e propria definizione, ma diciamo che se di fronte a un certo alimento tua nonna non saprebbe dire di che cosa si tratta, beh, probabilmente un ultratrasformato. 2. Se l'elenco degli ingredienti ne contiene più di 5 e o vedi dei nomi strani, di cui non sapresti spiegare bene la natura, probabilmente, di nuovo, si tratta di un ultratrasformato. Insomma, come vedi, nulla di nuovo sotto il sole, sono i consigli che ti ripeto ad ogni video. Ma non fare l'errore di pensare che proprio per questo siano meno preziosi. Al contrario, sono la base di tutto. Te li ripeto non perché siano banali, ma perché sono le armi più efficaci che abbiamo a disposizione. Poi, certamente, serve un pizzico di fortuna, ma lo stile di vita può davvero far tutta la differenza del mondo in termini di probabilità di sviluppo di pancreatite o di tumore. Grazie, grazie, grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia, non le do mai per scontate. Rimango a disposizione qua sotto nei commenti per dubbi, domande e critiche costruttive. Se ho sbagliato qualcosa, se non sei d'accordo su qualcosa, fammelo sapere. Un confronto educato, civile, è non solo il sistema con cui procede la scienza, ma anche quello con cui io posso migliorare, nel mio piccolo. Ma soprattutto ricordati sempre che uno sconosciuto su internet
non può e soprattutto non deve mai sostituire il tuo medico curante. Io faccio divulgazione, diagnosi e prescrizione di terapie sono roba sua. Grazie ancora. Ciao.